Conte sta facendo anche il mercato del Milan. Non credo che Maldini abbia superato Marotta nella corsa a Tonali. È più probabile che a Conte non bastasse Tonali, troppo giovane da completare. Lo aveva già fatto capire prima, ma da quando c'è stato il chiarimento con la società, la direzione si è spostata su giocatori di molta più esperienza. A Tonali Conte preferisce Kanté e per un futuro immediato ha ragione lui. Non è che il Milan ha superato l'Inter nell'offerta, anzi, propone una formula di pagamento più complessa. È l'Inter che ha lasciato la pista a Tonali per andare dietro alle indicazioni del proprio allenatore. Con Hakimi, Vidal e Kanté, l'Inter sta diventando, o starebbe, una grossa squadra europea, nettamente la migliore italiana, quella che fino a questo momento si sarebbe mossa meglio per vincere. Soprattutto sta venendo fuori il nuovo monopolio di Conte sulla parte tecnica. Questo non è il mercato di Marotta, è solo quello di Conte.